Eccomi qui, bentornati tutti quanti sul mio canale. Questa è la seconda parte del video dello spacchettamento di passione del mese di giugno. Scusate che chiudo la porta perché se no sentiamo pure la lavatrice. Allora, adesso vado a stendervi sia i tre semi permanenti che ho preso, che sono proprio curiosa, e ci passerò acquagloss per vedere. Poi passerò questi tre colori in gel. Allora, io purtroppo il pennello per la stesura del colore dei gel, inizio con i gel e inizio con energia e ve lo mostro. Wow, mamma mia, è proprio un'energia. Allora, ho cercato di farli, mamma mia, quanto esce questo colore, è una cosa incredibile, ragazze, ma lo vedete? Cioè, non so se, oh santo cielo, oppure se praticamente è reale la camma oppure no. Vediamo. Cercherò di mostrarlo il più possibile. Quanto mi dispiace che i colori delle volte non si vedono, comunque esce ancora di più. Io non so se poi il video lo fa vedere bene. Ora io lo sto guardando dentro al telefono e non, ecco, forse così un po' reale, però è ancora più forte, una cosa incredibile, ragazze. Cioè, io dico la verità, questi colori ci sono le ragazze che li amano, per cui parlavo, scusate che parlo di una cosa, poi passa un'altra. Uso il pennello purtroppo, dico purtroppo perché non è di passione unghie, non, mi dispiace questo, ma purtroppo non si trova più. Di tutti i pennelli che io ho di passione unghie è sparito questo pennello per la stesura del colore, dato che io ne ho tanti sia di Crystal che di passione, sinceramente. Allora, vado a fare la stesura con voi. Io inizio così, mi piace che la tip sia bella alta e poi vado a stendere, mi porto giù il prodotto. Io la prima volta faccio una stesura proprio leggerissima, per cui non so se voi fate come me oppure fate diversamente. A me piace la prima passata molto sottile, forse sono andata anche un po' da... Comunque questo Merlot 1 lo davano per morbidissimo, io morbidissimo comunque non l'ho trovato. Ci sono dei pennelli che io ho comprato in fiera che vi dico costano una cavolata, che non riesco, questo rivenditore avevo preso il contatto e purtroppo non riesco assolutamente a ritrovarlo. Ho anche il suo WhatsApp e non mi risponde. E veramente mi è dispiaciuto tanto. Allora, infatti, ora prendo l'altro pennello, uno di quelli che vi dicevo, soprattutto rossi, che sono questi. E sinceramente, costati una cavolata che nemmeno ricordo. Vedete, questi qua, pennello per UV gel della Betty, per cui costano veramente niente. E vediamo di fare prima flu passione. Wow, che spettacolo! Eh sì, ho fatto un po' la matta questa volta, ho voluto prendere questi qua. Non che io, ripeto, non è che non ce l'ho, perché se riesco a prenderli ve li mostro, perché le persone mi spostano qua tutto e io poi, ecco, infatti andiamo a finire da quest'altra parte, cioè proprio perché amo d'estate, vedete quanti ne ho, questi mi assomigliano un po', infatti mo li tengo qua per vedere poi le somiglianze, anzi vi dirò, questi non gli somigliano, questo vagamente, per cui sono sempre diversi, per fortuna, perché non amo comprare sempre le stesse cose. Allora, se ci sono glitter, ok? No. Non so se si vede. Allora, io con questo pennello, pure se è quadrato, devo dire la verità che mi trovo benissimo. Voi direte, ma come fa a trovarsi bene? E invece mi trovo proprio bene.
qui. Lasciamolo un attimo livellare. Poi vi dico perfettamente quali sono i colori, i numeri e tutto. Allora, vado in lampada con quest'altro e prendo quello di prima. Guardate quanto ha schiarito qua. Allora, adesso invece vedete che carico sul pennello. Per cui vado su, faccio tutto il giro cuticole, come se fosse la cucina, vabbè, scusate, ho detto cuticole, vabbè, insomma, se fosse un'unghia sarebbe il giro cuticole. Ho caricato anche troppo prodotto, Io non amo i gel che lasciano striature, anche se hanno dei colori tipo questo. Per cui sono io che adesso sto ripassando proprio per non farmi creare questa cosa. Comunque ne ho messo anche troppo per quello. Se io vado a fare dei punti di ombra mi si crea. Allora preferisco rimuovere un po' di prodotto, stenderlo più sottile perché ho caricato io troppo. Comunque c'è pure il pelo. Quello, come può mancare il pelo quando uno passa il colore, me lo dite voi? Non può, no? Allora, questo colore io ho caricato tanto perché ho visto subito che copriva pochino. Per cui vi dico, secondo come la vedo io, questo per farlo venire bene ci metterete un po', perché lasciamolo livellare e vediamo. Si livella perfettamente, però anche se io l'ho caricato un bel po', io vedo delle piccole striature. Allora vado a capovolgerlo, e così dovrete fare voi con le manine delle vostre clienti, per far sì che quella parte al centro che mi rimane un po' più trasparente si vada a coprire e a livellare da sola. E vado in lampada e è migliorato. Infatti questo proprio fatelo sulle manine delle persone. Adesso passo all'altro colore. E è fantastico, è bellissimo, lo consiglio proprio tanto questo, più che l'altro forse. A me personalmente, vabbè, sono tutti e due belli, e forse io non lo so se mi sta bene, se lo porterei facilmente quello, forse facendogli dei decori lo sdrammatizza un po', perché è veramente veramente tanta roba, come dicono in tante, tanta roba. Allora, una volta si diceva su una donna tanta roba, adesso noi lo diciamo sui colori. Questo pure potrebbe fare, però questo pennello, che costa niente, a me mi camuffa molto queste piccole. Allora lo faccio anche con questo, sul discorso lì. Vado in lampada e questi due sono fatti. E allora vi ripeto, questo qui si chiama Energia C89 ed è bellissimo. Ripeto, me li devo vedere addosso, perché sennò sono un po'... Io tante volte me le faccio queste cose, no? Mi faccio subito la prova. A parte che a me piacciono pure i decori o le sfumature, e per esempio questi due l'ho presi proprio perché volevo fare una sorta di sfumatura. Adesso faccio insieme a voi velocemente, così vedete. Una cosa inventata adesso, proprio. Ci sono in cam?
con quello che mi rimaneva sopra al pennello, eh. Vabbè, calcolate che questa c'è tutta la ricrescita, tutte le cuticole sporche. E poi praticamente a righette, guardate, è una nail art carinissima da fare, eh. Vabbè, poi ve la mostrerò, casomai la faccio. Adesso mi sono stufata, voglio provare i semi permanenti, se no passa il tempo e non ci riusciamo. Allora, riprendo i colori che non ho né sgrassato né niente. Questo è... Perdonatemi, mi sono persa. Allora, questo non c'entra niente. Questo è energia. Eccolo qua, lo vedete? Non so se è meglio così. Questa è energia, per cui lo metto qua. Adesso mi sposto questi altri. Vediamo queste. Poi vi mostro l'altro che è Fluo Passion, bellissimo pure questo, per questo vi faccio così, va? E poi adesso pulisco questo pennello qua che non mi trovo tanto bene e vado a prendere Passione, che sto morendo per di curiosità per andarlo a stendere. Mamma mia, mamma mia. Quando arrivano è un macello, ragazzi, è veramente un macello quando arrivano. Vi dico, è un colore per me bellissimo, forse già ce l'ho questo colore, non di passione logicamente, però insomma, mi sembra di averlo già, ma è molto bello, per cui lo consiglio pure questo. Mamma mia. Allora, Passione è un colore coprente, veramente alla prima passata. E allora, la differenza voglio vedere. Questi sono C89 e un Fast Fluo Passione Fast 49. Questo è A124. Non avevo forse comprato mai, o forse dopo vado a controllare, forse è meglio, perché mi sembra strano che non abbia mai comprato quelli con la scritta descritti come categoria A. Lo trovo bellissimo, ma non solo, bellissimo, è coprente veramente, mamma mia che bello. Ragazze, compratelo prima che termina. Ah, ma non sta in offerta, per cui che vi dico, l'altro mese era in offerta e non ho fatto in tempo, perché uno ha anche altre cose da fare oltre che fare gli ordini. Sinceramente dovremmo anche un po' rientrare delle spese. Io non dico che una persona deve praticamente stare a straguadagnare o a fare, ma almeno rientrare delle spese, perché vedete? Scusate che io faccio questo, che non mi piacciono tutte le tip sporche o insomma, ma bellissimo, guardate come sta, e è una passata, eh? Ok, sono scomoda anche con la lampada perché ho la ricarica del telefono, varie cose, bellissimo, veramente molto molto bello. E secondo me ci sto mettendo come al solito tantissimo. Pensavo che era come questo, vedete? Io stavo in cerca di Anna 204 che non riesco a trovare. Ecco, anche questo è molto bello, però ce n'ho tanti. Non ce l'ho qua, ce l'ho sulla mazzetta grande. Altri, Anna 204 doveva stare qua, ma non me lo ritrovo. Ecco qua, questo. E secondo me nei semi permanenti mi ritrovo una cosa del genere, per cui vabbè, adesso terminiamo con quella tip. Io però nel frattempo vado ad aprire questi semi permanenti, perché sennò coi tempi non ci rientriamo e sinceramente la cosa mi disturba tanto. Allora, perfetto, ripassiamo Passione, il gel Passione, seconda stesura.
Ma bello è dire poco comunque, ragazzi. Questo è un gel che io vi straconsiglio di comprare, e hanno fatto bene, ora capisco perché l'hanno fatto come il loro, diciamo, gel. Cioè, vi si livella in un istante. Comprerò questi gel con la categoria A sicuramente, perché come stesura non c'è paragone. Bellissimo, riguardatevelo, straconsigliato, non lo fate finire anche se costa 6,99. Gli altri mi pare che costavano poco meno, no, aspetta, questi qui mi sa che erano in offerta. Oddio, ve lo dico subito. Se aspettate un secondo, ve lo dico subito. Allora, vediamo. Allora, vi dico immediatamente quanto vengono i gel che abbiamo preso. Allora, Fluo Passion viene 5,99 F49, che è questo qua, Fluo Passione 5,99, non era in offerta. E quest'altro Energia, che è C89, l'abbiamo pagato C89, invece era in offerta 3,99, per cui a chi piace tanto questo, che è bellissimo comunque, 3,99, sì, non sbaglio. Poi invece questi l'ho presi tutti in offerta e adesso li andiamo a stendere, poi mi pulirò i pennelli. Wow, questo, ragazzi, e non è bello, mamma mia, quanto sono contenta di questo colore, ragazzi, è spettacolare, mamma mia, compratelo subito, SP50, vado a vedere subito il prezzo, sono curiosa, 4,99, affrettatevi immediatamente, una cosa spettacolare, mamma mia che colore, me lo faccio io subito questo, altro che, mamma mia, troppo bello, ragazze, mamma mia, guardate che è sto colore, cioè tremo, lo voglio addosso a me, lo voglio, ragazzi, il colore copre, e io non l'ho nemmeno sbattuto, però copre, io ho avuto altri colori simili a questi e vi dico anche la marca, non coprivano per niente. Oddio, come si chiama? Estrosa. Ecco qua, questo qui invece è Passione, 6,99, già lo so, me lo ricordo, per cui Passione a 124, 6,99. E adesso nel frattempo mi pulisco, mentre sta in lampada quello, mi pulisco leggermente questi pennelli, così meno li sposto da qua. E tappono questo, se no faccio un macello, e apro l'altro nel frattempo, che sono proprio curiosa perché sono uno più bello dell'altro. Parliamo dell'SP08, adesso andrebbe sbattuto, ma dato che è arrivato col corriere da un po', non sbatto proprio nulla. Mamma mia, pure questo, ragazze, guardate che cos'è, cioè, ah, mamma, quanto sono contenta. Sì, perché io vi spiego, questo colore ce l'ho avuto di una marca che è un gel e che tante, e non riuscivo a trovare il semipermanente di questo colore. Mamma, quanto è bello, ho fatto benissimo, ero pensato in dubbio se prendere praticamente, ce n'era un altro rosa molto chiaro, ma io sono strapiena di rosa pallidi e vi dirò di più, sarà bellissimo, forse lo prendo più in là, però essendo piena di tanti colori,
ho detto no, senti, prendiamo questo che assomiglia molto a quel gel, lo vedevo già, assomiglia molto a quel gel che io adoro e che non trovo come semipermanente. Bellissimo, sono certa che questo piacerà tantissimo. E poi versatile, perché si può mettere con l'argento, con il glitter rosa, il glitter come si dice, mi confondo, il mio marito che sta annaffiando, si sente sotto, no? Il glitter champagne, vabbè, insomma, guardate che cos'è questo, cioè questa è una cosa, mamma mia che bello, lo dovete prendere ragazze, non ve lo fate sfuggire, a 4,99, perché non si può descrivere quanto è bello, mamma mia. E questo secondo me, se una ha la pellina chiara, tira fuori un'eleganza ancora di più. Allora ve lo rimostro qui, e praticamente è una cosa eccezionale, ne sono fiera di averlo preso, SP50, e tra poco vi mostrerò anche la tip, per cui tutto qua. Facciamo il secondo passaggio di questo, che vi ripeto è un colore bello, bellissimo, si può usare sia d'inverno che l'estate questo colore, per cui ve lo consiglio. Ecco, sbaffato, io odio le sbaffature sulle tip, per cui mi aiuto con questo mini pennello da disegno. Ok. Ecco, perfetto, rimando in lampada, vi lascio tutte e due a sto punto e vado ad aprire il terzo, mamma mia, pure l'aereo, voi mi dovete perdonare, si vedono questi qua, allora scusate, faccio così e ve li metto qua, così li mostrate, così li vedete, altro che li mostrate, sono proprio arrivata, pure l'aereo, mai un po' di sole per me quando sono libera, niente, eh? Allora, fantastico, bellissimo, ne ho altri simili a questo colore, ma io continuo a comprarlo perché, credetemi, questo ha una tonalità, mo vi faccio vedere, vabbè, poi ce ne ho altri di là, questo ne ha un'altra, chi più celeste, chi più verdino, sinceramente, vedete, cambiano, sembrano tutti uguali, dice, vabbè, ma se uno cerca una cosa del genere, no. Poi vi dirò anche questo qua, vi farò un video su questi qui. Allora, splendido pure questo, bella la stesura, copre per essere un chiaro così. Adesso vediamo se crea striature. No, ragazze, è autolivellante, io sinceramente per coprirlo un po' di più dovrei fare questo, ecco. Vedete? Adesso ci sono, no? Guardate, eh? Vedete che vi aiuta? Mamma mia che bello pure questo! Io mi innamoro dei colori, proprio devo dire la verità, mi piacciono tanto. Allora, SP50, e ve lo rimostro da vicino, splendido, anzi ve li mostro vicini. SP50 è questo e SP08 questo, e ragazze non lo so quale mi piace di più, sono tutti bellissimi, sono favolosi, per cui adesso faccio la stesura, la seconda passata di quello, e poi credo che ho terminato anche con questo video per i miei problemi di tempi. Ci vediamo nel prossimo video, che farò invece per lo smontaggio, per cui refill di queste unghie, che non ne posso più di guardarle, perché proprio non mi piacciono più. No, sono sporche, sono tutte le cuticole, insomma. Sono sincera,
Allora vado, faccio il secondo passaggio. Io li passo a 60, però oddio, lo sapete una cosa, ragazze, che io non mi ricordo, a 74 non credo che questi siano, nessuno di questi colori credo che siano quelli che devono stare 5 secondi, cioè veramente non saprei, non ho guardato. Ecco, questa è una mia mancanza, ve lo dico, per la fretta di stendere i colori non sono andata a vedere questo. Comunque non credo che siano quelli che si devono stendere. È un posto di bello, perché è di più che bello. Mi sono innamorata, ma sono indecisa se farmi questo colore, vi dico la verità. Uffa. Quale colore mi faccio? Perché nessuna di voi mi consiglia? Beh, che so grande, però insomma amo i consigli anch'io. Se farmi questo colore o questo, mamma mia, io mi farei, o forse me lo faccio, a contrasto, mi sa che mi faccio delle cose da pazza stavolta, guardate. Ho bisogno di... perché poi dico così, poi non lo faccio, mannaggia. Perché sono così, a me mi piacciono le cose un po' stravaganti, ma mi piacciono anche eleganti, eh. Per cui non mi piacciono le cose fatte tanto per farle, insomma, per fare qualcosa sulle unghie. Io vedete che ho questo, perché sono tutte prove tecniche che faccio. Comunque, allora, i colori spero che vi siano piaciuti. Adesso vado a passarci, sempre se il video me lo permette, il tempo del video, perché secondo me sto a 21, 30, non so quanto sono arrivata. Acqua Colossa, intanto vediamo subito, immediatamente, morbido, non cola però, ragazze, è una cosa favolosa, non sembra che cola. Allora io mi vado a sgrassare uno di questi al volo, che comunque si sono freddati, non ha perso colore, e ci passo subito Acqua Colossa. Io non ho sentito come va la stesura di questo, se va abbondante, se va leggera, me la proverò da sola questa cosa, che secondo me è la cosa migliore. Allora riempie, va a coprire un po' di imperfezioni, ve lo dico, questo vi aiuterà nella stesura se c'è una minima, diciamo, un difetto di costruzione. Per cui per me adesso sulla stesura è 8, ottimo, anche la densità mi sembra perfetta. Questo lo lascio asciugare e passo praticamente sugli altri colori. Lo voglio vedere per primo, ti dico la verità, sono curiosa su questo di passione. Ragazze, passione opaco senza lucido, favoloso pure così, veramente il colore passione è eccezionale in tutti i sensi. Io non ho preso quel velluto là, quel, come si dice, quel top opaco, perché ne ho già veramente tantissimi e vedo che comunque non è che li vogliono tanto, per cui ecco, c'è un pelo, ecco perché scatto, scatto per andarlo a rimuovere. Io non lo so come fanno ad arrivare i peli in un istante sulle dita, e vi dirò di più, è autolivellante Acqua Gloss, a me sembra fantastico, ve lo dico, a coprire un po' più su, mamma mia, è autolivellante, è fantastico, ragazze, compratelo. Adesso io l'unica cosa che vi dico, fatemi vedere se praticamente mi, pure qua vedete che si è riempito in fondo il colore, per cui andiamo a vedere se me lo corregge, facciamo insieme, non so se voi lo vedete. E che volevo dire, con Ultra Gloss, che io uso spesso, non riesco a fare questo perché un po' mi cola, questo mi sembra un po' più, però speriamo che non crepi, perché il mio problema è
non amare i semi i lucidi che poi mi fanno crepa sull'unghia. E qua per esempio l'ho usato e c'ho già una crepa di qua, vedete, un'altra crepa di qua. Una volta che crepa lui, crepo pure io. Di rifarmene, non sono molto paziente io. Ecco, dopo una botta, perché io sto con la lampada sinceramente in un modo così scomodo, ragazze. Passiamo anche su questi e poi ragazze vi saluto, perché veramente credo che dovrò accorciare questo o ritagliarlo dall'altra parte. Pure questo è molto bello, viene un satinato, cioè nel senso che non è né lucido e né opaco, da solo, parlo senza lucido, ok? Mamma mia. Taurus. Io lo metto su quest'altro. Questo sembra già lucido. Cioè questo sembra che non ha dispersione, ragazze, invece questo sì. Io. Lo sto passando proprio a palettate perché vado di fretta, eh. Però mi fa perdere tempo il peletto. Mannaggia. Scusate che mi vado a sistemare questa cosa perché ci sono... contenta di questi colori che ho preso. Tante mi dicono: ma perché sprechi i lucidi quelli buoni per le tip? Ma ragazzi, mi rendete conto? Cioè, mettono la tip con un lucido, oppure non ce lo mettono proprio per non sprecarlo? Ma come si fa a vedere la bellezza di un colore con il lucido, quando è lucido, dico, e vederlo opaco? Ma dai. Io tante volte ci sono dei colori che mi piacciono più opachi, no? E passo direttamente il top opaco. Ecco, perfetto. Scusate perché questa è venuta un po' sgraziata sotto. Allora, termino con Ultra Gloss, sperando sempre che non ci ho messo una vita. Io non so nemmeno se... No, Ultra Gloss, scusate, Acqua Gloss. E non so se ha dispersione, per cui eccola qua. C'è dispersione. L'abbiamo verificato insieme, non ho controllato proprio questa cosa perché vi dico la fretta di comprarlo. Adesso aspetto un attimo che si fredda e non so se conviene con l'oletto o conviene con... Adesso facciamo una prova di uno e dell'altro. Prendo un oletto, c'è anche la zanzara, la farfalla, c'è tutto qui, ragazze, se volete venire pure voi io sono contenta. Allora metto un goccino di olio sopra, vediamo con l'olio come viene, e sgrasso con l'olio. Allora, con l'olio è perfettamente lucido, bellissimo, per cui questo è stato fatto con l'olio. Adesso prendiamo un pad,
mi è capitato uno che non è quelli di passione, è quelli vecchi brutti, vabbè, tanto li devo usare. E questo invece l'abbiamo fatto con pinze. Sentite che io gli faccio fare questo scrocchio? Mamma mia, a me sembra più lucido di Ultra Gloss. Io riprovo con questo. Sentite? Ok, perfetti, meravigliosi. Signora, ho preso in pieno tutto. Allora, questi invece li vado praticamente a sgrassare tra un secondo, perché sennò... Sì, ragazze, a me mi sembra molto vetrificato, non vorrei dire niente, speriamo, detto tra me e voi, vabbè, prendo sempre per sgrassare questi, quelli vecchi, tanto li devo usare, c'è cioè una marea, sentite, deve fare questo, quando voi sgrassate, deve essere bene sgrassato da tutte le parti. Mamma mia, è molto più, secondo me, lucido di Ultra Gloss. C'è solo la bellezza che quando metti Ultra Gloss, scusate, anche la catena. Mio marito proprio non si rende conto, non si rende conto che uno sta facendo un video e lui continua a fare rumori. Scusatemi per lui, veramente chiedo scusa di tutti questi disturbi. Allora, ritornando a noi, battendo questa tip e battendo le altre tip, praticamente fanno un altro rumore. Allora, quelli che sono più vetrificati suona più vetrino e quelli che sono meno vetrificati logicamente suona più come una plastica. Adesso questo suona un po' come vetrino, ma vedremo se il risultato, ve lo posso dire solo dopo che io l'ho provato. Qui c'è un'altra cosa che... Ah, ecco il night prep che era quasi terminato, cioè io devo avere sempre la scorta, per cui ho preso anche questo. Adesso vi saluto perché ho paura proprio di aver perso tanto tempo e dividere pure questo video mi scoccerebbe tanto. Ciao a tutte, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, se vi piacciono i miei video il ditino in su, scusate le mani ma io mi faccio sempre prove e straprove, un bacio al prossimo video, ciao a tutte, grazie e buona giornata.